Possiamo cominciare? Buongiorno, come state? With the book, they wanna. Oh. Can you show the book? Yes. Okay. Allora, come credo sappiate anche dai media, dal coverage dei media di questo evento, la Presidente Ursula von der Leyen ha almeno un altro appuntamento, ecco, diciamo così. Quindi aiutiamo questo incontro ad andare via il più facilmente possibile e il più velocemente possibile. Noi siamo qui adesso a presentare questo libro, ne parleremo ampiamente, quindi io salto direttamente la mia presentazione perché credo che sia la meno interessante di tutta, e vorrei intanto chiamare qui due persone che hanno molto contribuito a questo progetto. Intanto Carlo Feltrinelli, che come al solito sui libri ci mette la faccia. Carlo. Funziona? Buongiorno, bentrovati, grazie di essere qui. Vi ruberò pochi attimi, vorrei semplicemente ringraziare e salutare calorosamente la famiglia di Davide Sassoli, in particolare Sandra, che ha reso possibile questo libro che oggi andremo a presentare, che sarà in tutte le librerie italiane. Ci tengo anche a dire che i proventi di questo libro saranno devoluti all'entità oncologica di Aviano. E poi la presenza eccezionale della Presidente Ursula von der Leyen. Che ci ha tenuto a essere con noi in presenza, nonostante una agenda che immagino particolarmente complicata. E poi tutte le autorità presenti, a partire dal ministro Antonio Tajani, Raffaele Fitto, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a cui darò la parola fra breve. Fra due giorni sarà il primo anniversario della scomparsa di Davide Sassoli. E diciamo, come per noi come Feltrinelli, non ci poteva essere libro simbolicamente più importante per inaugurare questo nuovo anno di attività. Questo libro è una raccolta di interventi in campo europeo di Davide Sassoli, è un modo per continuare a essere in sua compagnia, come ha scritto il presidente Sergio Mattarella nella sua introduzione. Lo ringraziamo enormemente per questo contributo. Come sappiamo, esistono idee diverse di Europa. Quella di Davide Sassoli era un'idea molto precisa, che aveva in primo piano la centralità delle persone, la tutela dei diritti, il rispetto per le differenze e le pluralità. È un'idea sostenuta a ogni passo dall'orgoglio del modello democratico europeo. Sappiamo del suo impegno in questi anni, della sua passione, del suo ruolo da protagonista anche nella svolta che ha portato l'Unione a politiche durante la pandemia, che hanno previsto strumenti inediti di solidarietà interna. Questo spirito è messo alla prova oggi da quanto sappiamo nei giorni della guerra in Ucraina, nel confronto con sistemi autocratici e autoritari, e anche con il tema increscioso, diciamo, delle scandali interni di cui abbiamo saputo in queste settimane. Nessuno può dire una volta per tutti se saremo all'altezza delle sfide che ci aspettano, perché democrazia e diritti vanno curati e mantenuti quotidianamente. Per questo
riteniamo che questo libro sia particolarmente importante, è una palestra di europeismo dove, rimanendo in compagnia di David Sassoli, lettrici e lettori auspicabilmente giovani potranno ritrovare il senso profondo delle radici europee e anche quella speranza progettuale per un'Europa più unita, più moderna, più autorevole. La saggezza e l'audacia è il titolo del libro, richiama, è ripreso dalle parole che David Sassoli ha pronunciato nel suo discorso di insegnamento, quando disse che nei momenti di per governare momenti di grandi trasformazioni ci vogliono nuove idee, ci vuole coraggio, ci vuole grande saggezza e massima audacia. Proprio questa combinazione tra audacia e saggezza è in qualche modo l'augurio che ci sentiamo di fare all'Europa che verrà. Molte grazie. Grazie. Grazie Carlo Feltrinelli. Vorrei, credo che voglia fare un suo saluto anche il nostro ospite, l'uomo che ci sta ospitando tecnicamente qui a Roma, il sindaco di Roma Gualtieri. Sindaco. Signora Presidente della Commissione europea, autorità presenti, carissimi Sandra, Livia e Giulio, voglio davvero rivolgere il più caloroso saluto di benvenuto a tutti voi e ringraziare davvero l'editore Feltrinelli, Claudio Saldo, Sandra e tutti quanti hanno lavorato a questo bellissimo volume, davvero molto bello, che ci consente di ricordare David quasi a un anno dalla sua scomparsa, apprezzandone appieno la portata del suo contributo, davvero straordinario, ideale, politico, alla causa e ai valori in cui credeva, all'Europa, alla buona politica. Nella sua esperienza di presidente del Parlamento, David ha saputo mettere tutta la sua passione, la sua dedizione per la cosa pubblica, per gli ideali europei, tutte le virtù che gli venivano dalla sua cultura politica di cattolico democratico, di ispirazione dossettiana, lapiriana, tutta la sua mitezza e al tempo stesso, chi lo conosceva, la sua determinazione, la sua idea di politica come processo, come convergenza, e al tempo stesso la sua audacia, la sua apertura, scrive Claudio Sardo nella sua introduzione, alla profezia, diciamo così, la sua difesa forte del metodo comunitario, del ruolo del Parlamento europeo, al tempo stesso la sua visione mai proceduralista di questi passaggi, ma radicata nella centralità della persona, in un'idea di politica che deve essere rappresentanza e anche capacità di visione e scatologia del profondo, disse una volta citando un complesso pensiero di Lapira sulla capacità di cogliere anche i movimenti che emergono in superficie solo successivamente. La sua elezione, ricordo bene quei giorni alla presidenza del Parlamento, avvenne in un momento in cui l'Europa era sfidata in modo profondo nei suoi valori, nei suoi principi, nella sua stessa struttura istituzionale, da una impostazione che si era manifestata con forza in quelle elezioni e che poi proprio di lì a poco si sarebbe vista anche in una crisi politica italiana, di ispirazione nazionalista, sovranista, alla quale occorreva saper rispondere non solo con la difesa, ma anche con la spinta al cambiamento dell'Europa. E la sua elezione segnò proprio, fu il primo passo della definizione non solo di un perimetro politico, di una maggioranza, ma anche di un'agenda per il cambiamento e il rinnovamento dell'Europa, capace di affrontare le sfide che c'erano di fronte a noi in quel momento, che
clima, le migrazioni, e poi quelle che si rivelò capace di affrontare quelle nuove, a partire dal Covid, per ricucire una frattura tra Europa e popolo, che uno sviluppo troppo angusto del processo di integrazione aveva contribuito a far emergere. E quell'agenda si vide nel programma ambizioso con cui fu eletta la Ursula von der Leyen, il Green New Deal, e poi nella capacità di rispondere con strumenti nuovi alla pandemia, e David diede un contributo importantissimo a questo. Nella terza parte del volume ci sono gli interventi che tradizionalmente il Presidente del Parlamento europeo pronuncia prima dello svolgimento del Consiglio europeo. Non sempre, diciamo così, a chi ripercorre anni di quegli interventi, si tratta di documenti che sono dentro i veri temi in oggetto della discussione o che prefigurano le soluzioni che poi si sarebbero prese. Ecco, David, è impressionante rileggere quello del 26 marzo del 20, in cui si chiedevano strumenti nuovi a partire da un meccanismo comune di debito, quello del 23 aprile del 2020, piano straordinario di interventi. David fu tra quelli, tra i principali, tra quelli che con successo seppero immaginare e pensare quello che poi l'Unione, grazie al contributo di tutti, della Commissione, di tanti Stati membri, è riuscita a fare, salvando l'Europa e aprendo una stagione nuova, che naturalmente oggi si misura con sfide altrettanto complesse e difficili e tragiche a partire dalla guerra, ma che hanno mostrato una forza e una capacità del progetto europeo di dare risposte che altri non hanno saputo dare. E a chi oggi potrebbe considerare sconfitta e archiviata quella stagione che ha portato all'elezione di David e a quell'agenda, forse occorre far notare che il carattere dello svolgimento storico non è mai quello di un pendolo in cui staticamente ci si muove da una parte all'altra, ma un processo dialettico in cui ogni fase contribuisce a trasformare quella successiva. E se oggi i termini del dibattito politico sull'Europa, in Italia, in Europa, sono così diversi da quelli del 2019, ciò è merito di tutti coloro che stanno contribuendo a rendere migliore il dibattito di adesso, ma anche perché i semi della sfida che vide protagonista David hanno dato i loro frutti e l'Europa è riuscita a ricucire quella frattura col popolo che in quella fase si stava pericolosamente allargando. Oggi, naturalmente, di fronte a problemi così difficili e impegnativi, noi sentiamo particolarmente la mancanza di David, della sua intelligenza, della sua capacità, della sua mitezza, del suo coraggio. David davvero ci manca e ci mancherà terribilmente. Al tempo stesso penso che questo volume ci aiuta a comprendere che le sue non furono prediche inutili, ma che il suo straordinario impegno ha dato un contributo davvero straordinario a cambiare in profondità e in meglio l'Italia e l'Europa, e noi oggi abbiamo il dovere di proseguire e di essere coerenti con quegli ideali, con quel coraggio, con quella visione, forti di una unità più larga intorno ai valori e ai principi del progetto europeo. Grazie. Grazie Sindaco. Io approfitto del mio ruolo e introduco una variante, se possibile, in questo, una sorpresa. Visto che è arrivato il Ministro degli Esteri, credo che il Ministro degli Esteri vorrà venire sicuramente a fare dei saluti. È preparato, Ministro? Si la sente? Buongiorno a tutti, grazie anche per l'imprevisto. Io sono stato Presidente del Parlamento con David Sassoli, mio Vicepresidente. Sono stato poi Presidente della Commissione Affari Costituzionali con David, Presidente del Parlamento. Pur militando su fronti politici differenti, diciamo quasi opposti, però abbiamo sempre insieme
difeso l'istituzione democratica dell'Unione Europea, abbiamo difeso, cercando di valorizzarlo nel modo migliore possibile, il Parlamento Europeo, che deve confrontarsi con la Commissione, che deve confrontarsi con il Consiglio. E ci siamo sempre battuti perché ci fosse un potere di iniziativa legislativa per il Parlamento Europeo, in modo da poter compiere un percorso di maggior democratizzazione dell'Unione Europea per averla sempre più vicina ai cittadini. Difendere le istituzioni non è né essere né di centro né di destra né di sinistra. Le istituzioni vanno sempre e comunque rispettate e difese. E lo si può fare essendo rappresentanti di una parte o rappresentanti di un'altra parte politica. L'importante è difendere un regime democratico. L'importante è difendere, lo abbiamo fatto, due presidenti del Parlamento italiani che si sono succeduti dopo tanti anni di assenza. Io sono stato il primo italiano a presiedere il Parlamento eletto democraticamente, Davide è stato il secondo, prima di noi non ce n'erano mai stati. Abbiamo sempre cercato entrambi, e da me, come io da lui, ho sempre avuto tutto il sostegno possibile, e così lui lo ha avuto da me. Ci siamo sempre confrontati, abbiamo sempre avuto una visione comune della istituzione. Ecco, abbiamo fatto in modo che questo Parlamento potesse essere un'istituzione sulla quale si accendevano i riflettori in Italia e in Europa. Abbiamo cercato di rendere contemporaneamente onore al nostro Paese, perché eravamo eletti in Italia, rappresentavamo i cittadini italiani in Europa, ma avevamo l'onore e l'onere di guidare una istituzione comunitaria, quindi abbiamo sempre tutelato insieme l'interesse della Unione Europea e dell'Europa, dei valori nei quali credevamo. Concludo ricordando un episodio che fu quello quando andammo ad accogliere, entrambi eravamo vicepresidenti, perché prima della mia elezione eravamo vicepresidenti entrambi del Parlamento Europeo, andammo ad accogliere Papa Francesco. Ecco, un ricordo che accomuna due persone che, ripeto, pur militando in forze politiche differenti, erano entrambe credenti, e andammo ad accogliere, e glielo dicemmo, Papa Francesco, non soltanto come vicepresidente del Parlamento Europeo, ma come credenti. Ecco, credo che anche questo fatto ci abbia accomunato e ci abbia fatto sempre e comunque sentire vicini. Ecco, io ricordo David così, ricordo, e concludo sul serio, il giorno prima della sua candidatura all'interno del gruppo socialista, mi chiamò, ci appoggiammo a uno dei balconi che si affaccia su quello che è il fiume ideale all'interno del Parlamento Europeo, mi disse: che penso, che devo fare? Beh, se c'è la possibilità, corri, vai e fai, continuiamo ad avere un presidente del Parlamento Europeo italiano. Insomma, parlammo quasi un'ora insieme, poi dopo lui si candidò, divenne presidente del Parlamento, e questo ha permesso all'Italia ancora una volta di essere protagonista nelle istituzioni europee. Sono ben lieto che oggi venga pubblicato un volume che raccoglie i suoi interventi, e credo che sia importante ricordare un personaggio come David, perché ha dato l'anima per le istituzioni comunitarie, che devono essere grate a lui. Io gli sono grato e ringrazio anche la famiglia sempre per aver voluto con garbo e riservatezza ricordare la memoria di un bravo presidente del Parlamento Europeo. Grazie Ministro, grazie mille. Dunque, devo dare la parola naturalmente alla Presidente von der Leyen, che ringrazio per essere venuta. Come ha già sottolineato il Sindaco Gualtieri, ma vorrei sottolinearlo qui io, Ursula von der Leyen, la maggioranza che l'ha nominata, che l'ha eletta, doveva qualcosa di serio a un'idea
di Sassoli. Questo credo sia importante, perché celebrare le persone non è un fatto di amicizia, celebrare le persone è un fatto di riconoscerle, soprattutto il ruolo che hanno avuto nelle nostre vite. David Sassoli ebbe un'intuizione nell'essere appena arrivato, più o meno, nel sostenere questo progetto. Questo progetto per l'Italia, la sua elezione, Presidente, è stato anche un momento di cambiamento, perché se si ricorda, non glielo devo dire io, l'Europa era in una situazione molto turbolenta, la sua elezione costituì anche un impatto sulla politica nazionale italiana, che poi si è sentito non molto tempo dopo, insomma. L'Europa però rimane turbolenta anche adesso, quasi 4 anni dopo la sua elezione. Io vorrei che lei ricordasse Davide, ma che ci desse anche, se possibile, un'idea di come si continua su quelle linee, come dire, che indicate anche al nostro Ministro degli Esteri, con una comunità che sia in grado di mantenere quello che noi oggi qui celebriamo come Davide, ma in realtà è la comunità, l'identità della comunità in questi anni, cioè una comunità non nemica, una comunità vera che prende, come dire, sulle proprie spalle tutti i problemi, quello del Covid, adesso non so come continuerà con la guerra. Ecco, se ci dice anche un po' la sua idea, così facciamo anche un po' di notizia, insomma, la sua idea su come si continua da qui alla sfida del 2024, che non si presenta più semplice di quella del 19. Grazie. Thank you very much, Deputy Prime Minister Tajani, De Antonio, Minister Fitto, dear Raffaele, Mayor Gualtieri, dear Roberto. I'm very pleased to be here with my renowned predecessor, Professor Prodi, dear Romano, distinguished guests, but most and foremost, Signora Sassoli, carissima Alessandra. Cari Livia e Giulio, thank you very much. Thank you very much for asking me to join today. And many, many thanks to David's friends and colleagues who were putting this book together. You can imagine, as I read it, I could almost hear his voice again. Calm, clear, and yet so passionate, so intense. I had the privilege to be with David Sassoli when he pronounced many of these speeches. But there's one in particular that I cannot forget. In the summer of 2021, David asked me to join him on a visit to the former concentration camp of Fossoli in Italy. It is a place where Nazi soldiers slaughtered tens of Italian partisans who were fighting for our collective freedom. And David's speech in Fossoli was a love letter to Europe. Our union, he said, was born as a response to the horror of the Holocaust and the war. And then he asked a very simple but powerful question, and I quote him: have you ever wondered why authoritarian regimes, all of them, are so afraid of Europe? We don't wage war, we don't impose our model, so why are they so worried about us? There's only one reason. Our values make them afraid. Because freedom leads to equality, to justice, transparency, opportunities, and peace. And if it happened in Europe, it can happen anywhere. Let's not forget who we are and what thirst for Europe there is in the world. End of quote. This was months before Russia launched its war of aggression against Ukraine.
a country and a people that had decided to embrace European values. And it feels like a prophecy today. The whole visit of Fossoli was incredibly moving for me. David had a special connection to that place. After the war, a group of men and women of faith decided to turn that place into a shelter for war orphans. One of his supporters of this initiative was a Catholic friar called David Maria Turoldo. David Maria Sassoli was named after him. On the day of our visit, David walked me through the camp. We met the survivors and the children of the victims. And then, when the trumpets played the silence to commemorate the victims, in the most solemn moment of the celebration, David broke protocol and took my hand. A simple gesture of unity that was worth millions of words. This was David Sassoli, a man with a passion for democracy and for Europe. There are three things about him that always struck me and that I would like to share with you today. First, his deep sense of history. David was a man with a long memory, and this is what made him so passionate about Europe. He knew exactly what came before our union. He knew it from his father, who fought in the resistance. He knew it from his youth, when David was an active member of an association called La Rosa Bianca, in memory of the brave young Germans who opposed Nazis. He never got tired of speaking about the horrors of World War II and the visionary courage of those who built our united Europe. The day he was elected president of the European Parliament, David said, and I quote him, "The European Union is not an accident of history. Our history is written in suffering, in the yearning for freedom of Sophie and Hans Scholl, in the desire for justice of the Warsaw ghetto's heroes, in the freedom movement that were put down by tanks in our eastern countries. We are not an accident of history, but the children and grandchildren of people who found the antidote to the disease of nationalism." End of quote. David felt the responsibility not only to preserve the memory of our past, but to prevent the past from coming back. That's exactly what I heard him say in Fossoli and many other times. If it happened once, it can happen again. He believed it is our duty to be vigilant. And David was indeed a guardian of democracy and rights in our union. That is why he was so vocal in denouncing every new episode of anti-Semitism. That is why he fought so hard to treat migrants with dignity and solidarity. That is why, as a devout Catholic, he supported LGBTIQ rights and fought relentlessly against discrimination. The values of our founding fathers and mothers were also David's compass for the future. David believed that European democracy, in its power, and he believed in its potential to grant growing rights
to more and more people. He believed in the European Parliament's vital role as the house of European democracy. And he revolutionized the way the Parliament works during the pandemic so that he could keep serving the European people in these times of extreme need. But David also knew that democracy is fragile and it must be protected from the enemies within and outside. David would never have tolerated corruption, neither within the ranks of parliamentarians nor within any government body or institution. He would now fight with all his strength for honesty and against foreign interference in our democracy, just like the current leadership of the European Parliament is doing. It is perhaps because of this sense of history that David always understood when we, as European leaders, were called to shape the course of Europe. And that's the second thought about David that I would like to share. As a long-time journalist, he could always feel when the time was ripe for change. And this transpires from his speeches at the European Council in the final section of this book. In the early months of our mandates, David's message to European leaders was loud and clear. They've spoken up, and they demand one thing above all. Listen to our young people. Listen to their voices. Listen to what they want. It's climate action and climate justice. And he said, and I cite, "We should have taught our children that the gift we have received, our planet, is fragile. Instead, they are teaching us now." End of quote. David knew how to listen, but he also knew how to lead. It is also thanks to David and the Parliament's support that we could push through the European Green Deal as a first proposal of the new European Commission. And I'm deeply grateful for his support. And it is also thanks to him that the European Green Deal focuses so much on social justice and on a just transition. That is his handwriting in it. Then the pandemic came. And once again, David was a voice of wisdom inside the European Council. I remember very well the crucial summit when we agreed on Next Generation EU, our proposal for Europe's recovery plan, in unity. And as always, David didn't mind his words and warned at the beginning, and I quote, "The very survival of our union is at stake. The whole world is watching us. Let's do our citizens proud." End of quote. David wasn't only a fine speaker, he was also a fine politician. He understood the mechanics of politics and the logics of power, but everyone could see that David had entered politics for passion, not for power. And that's what made him so credible. That's what made him so credible and authoritative. That is why, when he passed away, people from all sides of the political spectrum paid tribute to David Sassoli. His passion and honesty shine through political actions. And my third and final memory of David has to do with something
that you won't find between the pages of this book, but that everyone who met him can never forget. His smile and his clear eyes. David was a kind man, il presidente buono, as someone called him. And while he never lost his smile, David knew how to fight for what he believed in. He fought for social justice in the difficult months of pandemic. He fought for solidarity inside our union. He was even declared persona non grata by Russia because of his unequivocal stance for human rights. David was indeed kind and courageous, wise and audacious. And you couldn't choose a better title to sum up his life and his service to our union. After all my meetings with him, whenever we said goodbye, David would always tell me in French, "Bon courage." And I would like to extend that wish to all of us. May we all find the same courage as David, the courage to stand for our values, the courage to carry on with his battles, the courage to always set our sights on the future, like he did. Bon courage, grazie David, e viva l'Europa.